Salve ragazzi, benvenuti oggi 9 ottobre, ore 14:55, in una città che vi dirò alla fine sul mio canale Opinione di Lucio. Oggi vi voglio portare un risalto, una cosa che nel mezzo di informazione non è stata molto divulgata, che è quello che dal 18 settembre nelle librerie americane si può acquistare un bellissimo libro di Raffaele Sollecito che è andato in viaggio in America, patria della sua ex compagna. Logicamente, quello che vi posso dire è che logicamente ha fatto un bel librone, che logicamente questo bel libro, che in italiano vuol dire Viaggio nell'inferno, ovvero Honor Bound, ha voluto far cassa prima ancora che la sua ex compagna o ancora compagna, Amanda Knox, esca in tutte le librerie dalla prossima primavera, sempre in America, per un libro che ha venduto i suoi diritti sui diari del carcere a 4 milioni di euro, accaparrati dal grande Murdoch, multimiliardario naturalmente, attraverso la casa, l'etichetta HarperCollins naturalmente. E ha dovuto sborsare questi 4 milioni perché è stata una battaglia cruenta per chi li voleva questi diritti. Naturalmente Murdoch, essendo più potente, se li è presi. Era sollecito la battuta sul tempo, andava a divulgare questo libro. Pensate ragazzi a cosa dobbiamo pensare noi se queste persone, naturalmente in attesa dell'appello di essere assolti, al tempo stesso si sono tutelati naturalmente a far sì che in questi anni di prigionia, poveretti, dove non si sa se sono colpevoli ancora perché i pubblici ministeri hanno fatto quindi appello alla Corte di Cassazione, naturalmente questi se ne stanno in America e non so se torneranno in America nell'eventualità per affrontare un nuovo processo, perché già quando c'è stato l'appello, Amanda Knox già aveva preparato un volo privato che la portasse subito a Seattle dopo aver avuto la sentenza. Io penso che sia stata tutta una cosa architettata a tavolino, naturalmente, questo. Hanno speso una marea di soldi entrambi per avere l'assoluzione, naturalmente, a discapito di Rudy Gedeh, che è un povero africano, che quindi non gode di certe coperture politiche o coperture economiche da grandi paesi come può essere l'Italia e gli Stati Uniti, e da 30 anni è riuscito a ridurre a 16 anni di galera. Ma si sta facendo 16 anni di galera per concorso in omicidio, ma con chi questo concorso non si sa. E cosa facciamo noi? Queste persone, in 4 anni di prigionia, poveretti, si stanno creando milioni e milioni di euro attraverso la vendita di libri delle loro memorie, come se fossero delle vittime di quello che hanno fatto e di quello che hanno commesso, quando ancora lo Stato a livello di magistratura non ha ancora espresso un vero e proprio diritto se sono colpevoli oppure no, perché sarà la Cassazione a decidere per ultimo sulla loro colpevolezza. Però voglio solo portare a riflettere che dal 18 settembre c'è questo bel libro, Honor Bound, Viaggio nell'inferno, fatto da Raffaele Sollecito per battere sui tempi la sua concorrente rivale Amanda Knox. Non so, io voglio dire, se sono infelici di aver fatto 4 anni di galera oppure sono felici, perché sì, rifarei anche io 4 anni di galera sapendo che poi mi aspetto diversi milioni di euro da incassare. Arrivederci ragazzi, aspetto voi che argomentate e portate su questo canale tutte le vostre opinioni e tutti i vostri disappunti su quello che è, perché mi fa veramente inorridire. Questo c'è bisogno dell'aspromonte, no? Del carcere, quello regolamentare. Portare in aspromonte è un netto cubo e lasciarli lì a meditare su se stessi, su ciò che tutto è sbagliato, perché tutti i familiari della famiglia di Meredith Kercher sono inorriditi a vedere che due persone che potevano essere dei colpevoli, poi lasciamo alla giustizia se sono colpevoli o no, però voglio dire almeno limitarsi a non farsi pubblicità da megalomani per fare milioni di euro su un delitto che comunque sia stato cruento e brutale su una persona molto giovane. E quindi io avrei evitato per soldi di incrementare le proprie capacità economiche a discapito di chi ha perso la vita. Arrivederci ragazzi, vi aspetto, siamo a Senigallia. Per essere macchinato un altro.